Oggi ultima campanella prima delle tanto attese vacanze estive, una giornata che gli studenti festeggeranno fino a notte fonda dopo 2 anni di pandemia. Si è chiuso così l'anno scolastico 2021-2022, un anno che ha segnato il ritorno in presenza. Per salutare simbolicamente tutti gli studenti, visita dell'assessore regionale con delega all'istruzione Pietro Quaresimale al liceo scientifico coreutico Melchiorre Delfico a Teramo. Un anno difficile a causa della pandemia, però finalmente siamo tornati in presenza e questa è sicuramente una notizia importante, perché abbiamo visto la didattica a distanza quanti pregiudizi ha comportato nei confronti degli studenti, non solo a livello scolastico e formativo ma anche a livello sociale. Quindi si riparte, speriamo che a settembre con la riapertura arrivi un momento migliore per i ragazzi, perché ce n'è il bisogno. Oggi ci tenevo a portare saluti come ho fatto all'inizio dell'anno, sperando che sia un anno migliore rispetto a quello passato. Con l'anno scolastico appena chiuso è già cominciato il lavoro per essere pronti a settembre. L'obiettivo della Regione per il prossimo anno è anche quello di nuovi corsi di formazione per creare figure professionali di cui oggi il mercato del lavoro ha bisogno. Ma la scuola sta assumendo sempre un ruolo fondamentale per la formazione delle future generazioni. Noi ci stiamo puntando anche con i nuovi fondi del PNR, anche a livello strutturale, per la sicurezza, per l'attività didattica. Logicamente dobbiamo implementare alcuni corsi, perché è fondamentale, come dicevo, la formazione per creare profili che possono essere inseriti facilmente nel mondo del lavoro. Quindi faremo anche orientamento con i centri per l'impiego per capire quali sono, diciamo, le scelte da fare per i ragazzi per creare il loro futuro.